La settimana scorsa è stata abbastanza turbolenta per la Melspet Medoacus. La società di Selvazzano Dentro ha esonerato il tecnico Cisaro ed il direttore sportivo Calore in seguito agli scarsi risultati ottenuti ed ha inserito Vanni Sacchetto alla guida tecnica della squadra. Non solo, è stata ingaggiata la palleggiatrice Susi Romanato. Dunque, come così lavoro immediato, abbiamo ricercato nel mercato un rinforzo, l'abbiamo trovato in Susi Romanato, un'ottima palleggiatrice con un curriculum alle spalle di rispetto, sempre fatto questa categoria. Speriamo di, assieme al cambio allenatore, di aver dato il giusto input affinché gli animi si distendano e si cominci a lavorare come si deve. Abbiamo una potenzialità ottima, individuale. Adesso si tratta di trovare il collante per andare avanti e divertirsi. Enrico Bonfio è ora il nuovo direttore sportivo che seguirà direttamente l'allenatore Sacchetto, già all'opera. Le giocatrici non hanno però perso la fiducia in loro stesse, come ci conferma Giovanna Benini. Beh, sicuramente un obiettivo da metà classifica in su. La squadra è buona, sono dei buoni nomi, delle buone potenzialità, abbiamo anche delle giovani che possono fare bene, possono crescere e lavoriamo tanto. Stiamo ingranando, siamo un po' un diesel, però secondo me ingraneremo bene. Ciò che è certo è che questo campionato è sicuramente molto duro per una neopromossa. Il campionato più che altro è lungo, più che duro, è lunghissimo, quindi speriamo di riuscire a mantenere uno standard, perché io sinceramente ho paura di qualche alto e basso, perché ovviamente andando avanti da settembre fino a maggio abbiamo paura di alcuni cali di stanchezza e difficoltà particolari no, sappiamo che ci sono 3-4 squadre molto buone e che secondo me non sono alla nostra portata, diciamoci la verità, però noi possiamo giocarcela con tutto il resto della classifica tranquillamente. Dicevamo che il Medoacus è una società neopromossa che fa del grande entusiasmo la propria caratteristica primaria. È una società anche lei giovane, quindi è normale che ci sia questo entusiasmo. Noi ne siamo contenti, perché si sta bene una società che ha entusiasmo, insomma. Ma andiamo a conoscere da vicino il Medoacus, che non è soltanto serie B2. Noi quest'anno abbiamo 170 tesserati. È una pallavolo femminile. Abbiamo qualche maschietto che si è inserito quest'anno e anche l'anno scorso, ma nelle prime fasi, nelle fasi del mini volley. 170 atlete divise in 12 squadre. Abbiamo due squadre, due gruppi mini volley, due under 12, un under 13, un under 14, due under 16, due seconda divisione e la prima squadra serie B. Inoltre quest'anno si è aggiunto anche un gruppo di amatori, squadra mista, e faranno un campionato diverso dalla federazione, ma per abbellire un po' così e portare un po' di calore dentro la società. E per gestire tutte queste squadre è indispensabile avere un ottimo rapporto con l'amministrazione comunale, che a Selvazzano, in provincia di Padova, non manca. Crediamo che sia uno sport che promuove dei valori significativi e importanti, quindi cerchiamo di sostenere in questo le associazioni che lo promuovono, sia a livello di contributi, sia con degli spazi e con tutto ciò che le sollecitazioni che loro ci propongono e ci chiedono. E per finire andiamo a conoscere una protagonista della seconda divisione che ci illustra gli obiettivi. Mi sono inserita molto bene nel gruppo, c'è una gran voglia di fare, una gran voglia di raggiungere degli obiettivi e quello a cui miriamo, insomma, è la vittoria della Coppa Padova, se possibile, e poi a salvarci quantomeno in campionato, e poi se vengono dei risultati, insomma, tanto meglio, la voglia c'è. Progetto Salute, centro di rieducazione funzionale specializzato in prevenzione e rieducazione del